E benvenute in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo è un nuovo video dei prodotti finiti. Ho finito una marea di cose, devo dire abbastanza. Ho deciso di fare il video perché sennò poi diventano ancora di più, poi il video diventa ancora più lungo e già vedo che non è un video tanto seguito. Mi dispiace perché a me piace tanto invece farvi queste piccole review veloci, flash review proprio per darvi la mia opinione su alcuni prodotti, quindi consigliare i vostri prossimi acquisti e magari eventualmente leggere qua sotto nei commenti i vostri consigli. Martina, prova questo, mi sono trovata bene con questo. Martina, evita questo perché a me non è piaciuto tanto. Insomma, a me piace come tipologia di video, anche se non è tra i più seguiti, ma io imperterrita continuo a farla per le poche che lo apprezzano. Ho finito diverse cosine, parliamo di cura della casa, cura della persona, make-up, cosine per Niccolò. Vado perché insomma ho diverse cose da mostrarvi. Allora, partiamo con le cose, diciamo, di casa. Allora, ho terminato questo prodotto qua, smacchiatore, diciamo, che io utilizzo come pretrattante fin dalla lavastoviglie. Appunto uso come pretrattante soprattutto per le macchie di Niccolò, ecco, per i vestitini di Nicco. Devo essere sincera, a me non ha fatto impazzire come prodotto, ragazzi. So che se ne sente parlare sempre molto bene, a me sinceramente non ha fatto questa grande impressione. Poi ho terminato una confezione di acchiappacolore di Grey, che poi ho terminato, insomma non li ho neanche di scorta e invece fa sempre bene averlo. Ammetto che non le metto in tutte le lavatrici il fogliettino, ma quando c'ho un po' il dubbio, ce lo infilo uno e ho terminato questo qua. Poi, sempre per quanto riguarda la lavatrice, ho terminato Ace Gentile, ragazze, un must ormai. Io la metto praticamente in tutte le lavatrici ormai. Assolutamente quando faccio le lenzuola, gli asciugamani, ma in generale, veramente in tutte. Le metto un bel tappino direttamente dentro ai panni, insomma, nel cestello dove sono i panni. Un altro prodotto che ho terminato per la lavatrice è il sapone Alba Gel, questo qua liquido, che appunto potete utilizzare sia il lavaggio a mano, ma anche da mettere in lavatrice. Mi sono trovata molto bene, devo dire che i capi escono anche morbidi, oltre che puliti e profumati. Quindi assolutamente, insomma, un prodotto che posso riacquistare. Anzi, l'ho già fatto, ma invece dell'Alba Gel ho preso l'Aiga Gel liquido, però credo che siano molto simili. Poi, sempre come detersivo, ho terminato questo qua della Sanitina Baby, che sono appunto un sapone, un detersivo igienizzante specifico per i bimbi. Io ne avevo prese diverse confezioni perché quando andava in offerta, adesso non lo so, però prima quando andava in offerta arrivava a costare 95 centesimi un litro di prodotto e ci faccio diversi lavaggi. E quindi insomma ne avevo fatto un po' di scorta. Stamattina proprio ho iniziato un altro flacone che avevo in casa. Mi trovo bene, insomma, io continuo a fare lavatrici separate per noi e per Niccolò. Mi trovo bene al momento a continuare a fare così. Anche per le lavatrici di Nicco ho utilizzato questo qua, non abbiamo avuto assolutamente problemi, però insomma, avendo ancora delle confezioni di questo, vado e continuo a smaltirlo. Personalmente siamo sempre trovati bene, Nicco non ha mai avuto nessuna problematica. Per il discorso lavatrice vado a mostrarvi questo anticalcare, appunto per la lavatrice, che io vado a mettere nel cassetto del detersivo, quindi insieme al detersivo verso un tappino anche di anticalcare. Di solito, ragazzi, utilizzo il Calgon, cioè tipo per 4 anni, 3-4 anni sempre solo il Calgon. Ultimamente, insomma, non è che si riesca a trovare a prezzi super in offerta, ecco, quindi diciamo anche ripiegato su opzioni più economiche. Questo era di risparmio in casa. Poi vado a mostrarvi due prodotti, diciamo, molto simili, che sono questi disgorganti che io prendo sempre, magari quando capito da Mauri, quando capito da Risparmio Casa, li prendo, perché di tanto in tanto vado a fare diciamo, una sorta di trattamento, nel senso vado a versare metà flacone più o meno, sia nello scarico della doccia, che di recente l'ho fatto anche qua nel lavandino della cucina, perché avevo visto che l'acqua scorreva un po' meno, cioè con un po' più di difficoltà, quindi ho detto vabbè, facciamo. Io di solito faccio così: lo verso verso metà confezione, lo lascio agire tutta la notte e
E poi al mattino vado a far scorrere l'acqua e mi sono trovata bene con entrambi. Questo è classico, diciamo, mentre questo qua non me ne ero accorta, ma era disgorgante, candeggina gel. Quindi questo qua ha la candeggina all'interno. Ripeto, ne ho già un'altra confezione comunque di scorta perché di tanto in tanto, quando vedo che magari fa un po' più di difficoltà a defluire l'acqua, vado a fare questo trattamento. Poi ho terminato il DAT 5 Bucci Gel. Con candeggina, sapete che io adoro utilizzare prodotti a base di candeggina, gel a base di candeggina nel WC. Adesso ne sto usando uno dell'ACE, se non sbaglio, quello con i glitter, che però sì, a livello di profumo è molto buono, però non ha, se non sbaglio, candeggina all'interno e io la differenza insomma la vedo, perché la pulisce, poi uno non è che è macchiato il WC, è perfettamente bianco, però preferisco sempre quelli a base di candeggina e di solito sempre quelli trasparenti, non colorati, ecco. Quindi questo qua è tra i miei preferiti insieme a quello della Lysoform. Poi, ultimo prodotto per la casa, ho terminato uno svelto. Questo qua è quello con zenzero e limone. Avevo preso la confezione quella da 3 bottiglie. Proprio questa mattina ho messo in funzione l'ultima e mi piace. Team svelto da moltissimi anni. Poi passiamo alla cura, diciamo, della persona. Parto con un prodottino di capelli, ho terminato questo balsamo della Pomelo della linea Vanilla, quindi questa qui fucsia, e devo dire, ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Sapete che ho collaborato in passato con Pomelo, i prodotti che io ho sono prodotti che sono stati omaggiati nei vari mesi di collaborazione. Il profumo è buonissimo, ma devo dire che mi aiuta moltissimo anche col discorso di nutrire le lunghezze dopo la decolorazione, quindi a parte trattamenti specifici anche che metto come leave-in, quindi prima di andare a asciugare il capello senza risciacquare, utilizzo magari prodotti appunto più specifici, però come balsamo bello idratante è un buon alleato se avete le lunghezze un po' più secche. Sempre come prodotto, diciamo, io lo metto nella sezione capelli perché adesso, cioè, vi dico come lo uso, però è potenzialmente un prodotto corpo. Sto parlando del dermogel biologico all'aloe dei provenzali, che è questo. E io, diciamo, ce l'ho sempre in casa. Infatti, terminato questo, l'ho trovato in offerta da Acquestafon e ne ho presa un'altra confezione perché può essermi utile per tante cose. Per i capelli, adesso vi spiego come, diciamo, prodotto per il corpo, magari anche come dopo sole, appunto come trattamento da mettere in zone più arrossate. E io lo uso per i capelli, lo uso prima della schiuma, quindi vado a mettere un pochino di questo gel, lo passo sulle mie lunghezze, poi faccio di questo e mixato un po' con un altro passaggio, diciamo, di schiuma per capelli, la mia Pantene storica ultra decennale, e poi vado ad asciugarli con un po' di diffusore, vengono insomma questi capelli un po' così, questo mosso naturale mio. Quindi ce l'ho sempre in casa perché poi è un prodotto multifunzione. Per quanto riguarda skincare, ho terminato l'acqua micellare 3 in 1 di Licia. Questa l'avevo presa no, da Risparmio Casa. Ah, non mi è dispiaciuta, ragazze. Una ragazza di voi mi aveva scritto che gli aveva bruciato particolarmente gli occhi. A me non lo ha fatto particolarmente, anche se in alcune situazioni mi ha dato un po' più fastidio, però non da non poterla utilizzare, quindi l'ho terminata senza problemi. Ha struccato, però io mi accorgo di una netta differenza con la Garnier. Cioè la Garnier sta 20 spanne sopra, cioè nel senso io noto la differenza di qualità, di facilità nello struccaggio della Garnier rispetto a questa della Licia. Quindi mi sono trovata bene, la ricomprerei? No, mi compro la Garnier. Per quanto riguarda detergenti per il viso, ho terminato 2 confezioni dello stesso prodotto, che è diventato ormai un mio prodotto must, ed è una mousse detergente di Mulac, che mi piace tantissimo. Ho terminato già diverse confezioni, ce n'ho già un'altra in uso, e per la mia profumeria di fiducia di zona, so che vendono Mulac, quindi vado sempre a rifornirmi. È la Detoxy Washing Mousse ed è appunto una mousse detergente anche struccante. Io la utilizzo solitamente come detergente, quindi al mattino quando mi sveglio e alla sera dopo essermi struccata come step, diciamo, finale prima di passare a creme, siero e contorno occhi. Mi è capitato anche di utilizzarla 1 o 2 volte in doccia, nel senso dovevo farmi la doccia. Mi ero dimenticata che ero truccata, quindi invece di richiudere l'acqua, struccarmi e tutto, ho detto vabbè, la porto in doccia e mi sono struccata direttamente con questa. Devo dire che ha funzionato, però io la uso come detergente.
mi piace tanto. Per quanto riguarda il corpo, ho terminato bagno schiuma della Vidal, questo qui all'arancio, insomma, alla vitamina C, è buonissimo, ragazze. Ha questo profumo proprio frizzantino che per il periodo caldo, secondo me, è buono. Questo qua entra a far parte dei nostri preferiti estivi, insieme al talco e al muschio bianco. E ci abbiamo già un'altra confezione in uso, buonissimo. Un altro che abbiamo terminato è agrumi e paciuli, rinvigorente e energizzante. Questo ce l'ha stato omaggiato, gli eravamo lasciato in farmacia, la farmacia quella vicino casa, da portarmelo, insomma, come omaggio a casa. E l'abbiamo utilizzato entrambi, si sente tanto il paciuli, molto, molto buono comunque come profumazione. Poi ho terminato un detergente intimo, questo della Neutromed, sapete che sono i miei detergenti intimi preferiti. Io utilizzo il Neutromed 4.5, questo delicatezza, tutti i giorni, diciamo, mentre nel periodo di ciclo vado ad utilizzare quello freschezza, se non sbaglio comunque quello col pH 3.5, che è più consigliato in quel periodo, insomma, del mese, ecco, della donna. Poi ho terminato una crema per il corpo, questa qua, la profumazione Flower by Kenzo, questa era uscita fuori insieme al profumo, non cofanetto che mi è stato regalato a Natale, mi piace moltissimo. Allora, io adoro le creme profumate, nel senso che la crema corpo non ho particolare necessità di idratazione sul corpo, una pelle insomma normale, quindi vado a mettermi assolutamente la crema post doccia. Però non è che ho bisogno di una crema specifica o chissà quanti idratanti. Quello che però ricerco, ragazze, onestamente, è profumo. Cioè, mi piace proprio questa cosa che mi faccio la doccia, mi incremo tutta, poi magari mi metto il pigiama pulito e mi si improfuma pure tutto il pigiama. Cioè, nel senso, mi piace. Quindi i miei brand preferiti di creme per il corpo sono Victoria's Secret e Bath & Body Works. Vi ho già parlato forse nel vecchio video su prodotti finiti, la differenza è che secondo me quelli di Bath & Body Works sono profumatissime come quelle di Victoria's Secret, ma sono un po' più idratanti, e devo dire mi sono trovata benissimo comunque con entrambi i brand, quindi anche con queste qua, diciamo, delle stesse fragranze dei profumi, mi trovo sempre molto bene perché hanno un discreto potere idratante, anche se non grandissimo, ma sono molto profumate, quindi diciamo che mi accontentano in pieno. E quindi ho terminato questa confezione. Sapete che sono anche un po' in fase smaltimento creme per il corpo. Poi, ultimo prodotto di skincare è questo contorno occhi della Balea che mi si è rotto. Si è proprio rotto tipo quel beccuccetto, quello stretto, si è rotto, si è tagliato e mi sono trovata bene. Questo qua era per borse e occhiaie, infatti aveva un colorino un po' arancionino, anche se vabbè ragazzi non è che faceva tipo col rettore, non è che colorava, però credo che il colore sia stato ideato per andare a contrastare un pochino lo scuro dell'occhiaia e mi sono trovata molto bene. Consistenza perfetta, non troppo grassa. Quando io utilizzo contorno occhi troppo grassi mi si vanno a formare tutti i grani di miglio in questa zona qua, però non era in gel, quindi era una bella crema, però non corposa e non super grassa, ma idratante, insomma, il giusto. Poi, ultimi prodotti di skincare, ho terminato queste due maschere, anzi, a dire la verità, una l'ho fatta utilizzare a mano, una l'ho utilizzata io, perché mi ero fatta la doccia, mi ero preparata per la notte, stavo facendo skincare, ho detto dai facciamoci una bella maschera in tessuto, quindi abbiamo utilizzato una e una. Queste sono quelle di Primark, 90 centesimi, non so se è aumentato un pochino il prezzo, comunque io ne ho ancora un po' di scorta. Sono quelle in tessuto, quindi pratiche, non dovete sporcarvi, risciacquarvi e niente, cioè risciacquare io la risciacquo, però insomma dovete semplicemente togliere questo tessuto e gettarlo senza togliere creme varie e mi trovo molto bene, veramente molto bene. Io noto la pelle magari più compatta, più luminosa, comunque trattata dopo l'utilizzo di queste maschere, seppur molto economiche. Poi vabbè, ho terminato dischetti struccanti maxi di Risparmio Casa e dischetti struccanti maxi, questi qua della Ebeline, che invece è un brand del DM. Mi trovo molto bene, ragazze, nel senso che io per struccarmi utilizzo quelli maxi ed effettivamente con entrambi questi brand mi sono sempre trovata molto bene. Per quanto riguarda il make-up, ho terminato 4 pezzi. Allora, cipria, immancabile, cioè ogni mese, anche perché le smaltisco molto velocemente, utilizzo quasi sempre questa della Essence, la Mattifying Compact Powder, nella colorazione 11.
e mi trovo bene, ragazze, non mi tiene lucido per tutta la giornata, però diciamo si comporta molto bene. Col fatto che io le smaltisco molto velocemente, probabilmente anche dovuto al tipo di pennello che uso per applicarle, che se la mangia un po' di più. Tendenzialmente opto per questa, quella di Wet n Wild, poi ho anch'io la cipria di Kat Von D, che magari mi vado a mettere, sono in alcune occasioni, magari nel weekend, insomma, non la utilizzo proprio come cipria quotidiana, anche perché è una polvere libera e con quella compatta nel quotidiano sto più comoda. Sempre Brand Essence, ho terminato la matitina questa per le sopracciglia, io uso la 04 Blonde. Me la vedete indossata anche adesso perché credo che si matchi perfettamente con il mio colore di capelli. Mi fa questo effetto comunque più definito perché mi piace, perché incornicia di più anche il trucco e l'occhio, però non fintissimo come magari facevano i pot una volta, che io ho stra utilizzato negli anni passati, però adesso qualche tempo già che preferisco più la matita al pot. Altro must, ragazzi, per me è il correttore. Questo, io l'ho sempre detto, è diventato il correttore della mia vita. Economico, perché ha un prezzo regolare di 4,99, ma si trova anche in offerta sui 3 euro e qualcosa di solito. Ed è il Photofocus Concealer di Wet n Wild, che io utilizzo nella normalità, nella colorazione light medium beige, e in estate peach qualcosa utilizzo con l'abbronzatura, e mi trovo bene, ragazze, perché copre quello che necessito per le mie occhiaie. Ora vabbè, siamo alle quasi 3 di pomeriggio, io ho fatto il trucco stamattina, però insomma, perfetto per le mie necessità, prezzo perfetto, tutto perfetto, quindi continuerà ad essere un must per me. Un prodotto che ho terminato e che ho già riacquistato, quindi è già lì la impostazione, è l'eyeliner in penna di Shiglam, nella colorazione marrone, perché vedete, alcune volte faccio la riga nera, alcune volte mi piace fare una cosa un po' più soft, appunto col marrone. Packaging stupendo, ragazze, guardate, dorato con tutto uno sfumato glitter, bellissimo. La punta, se vi interessa, è questa, fatta così, e mi è durato tanto, mi è durato veramente tanto. Colorazione marrone, se non sbaglio, lo hanno anche in nero, e io ve lo straconsiglio. Cioè, tipo penso che vi costi sui 3 euro. Passiamo e terminiamo con la sezione Niccolò. Qualcosa sicuramente avrò buttato, soprattutto per quanto riguarda salviettine e pannolini. Comunque ho conservato confezione di questi qua, grandi, piccole, insomma, quello dipende da quello che trovo in offerta, di questi di risparmio casa. Noi ragazzi ci troviamo bene, cioè nel senso, se non trovo offerte relative ai Pampers Baby Dry, che sono i miei pannolini preferiti in assoluto per Nicco, mi butto su questi perché mi trovo bene e hanno un prezzo veramente super super conveniente, perché in offerta pagate il pannolino tipo 12-13 centesimi appunto a singolo pannolino, quindi un prezzone. Poi salviettine utilizzate, ho terminato queste qua che non mi sono particolarmente piaciute. Sono quelle a brand risparmio casa, vengono tipo 99 centesimi, 60 pezzi, però non sono molto imbevute, mentre mi piacciono e le utilizzo e le compro per tenermele in bagno, nel cassetto dove ho i trucchi, per utilizzarle, per pulirmi quando mi sto truccando. Quindi per questo la cosa vanno benissimo, hanno un prezzo super e fanno il loro dovere. Per Niccolò non sono poi così tanto bagnate, mentre ragazze queste sono le mie preferite, le mie salviette, no, le adoro come salviette appunto per Nico, e sono appunto le Pampers Baby Dry Fresh, che di recente ho riacquistato in super scorta e a un super prezzo da Bilibimbi, che se è una catena che voi avete nelle vostre zone, tenetela sott'occhio e vedete, fatevi la carta, perché poi vi arrivano i messaggini dei Pampers Day e di solito stanno sempre in offerta anche queste salviettine qua. Avete l'obbligo di, per diciamo, prendere l'offerta, quindi che sia effettivamente conveniente, di comprare 2 scatole, quindi all'incirca sono 20 pacchetti di salviettine, ma le pagate praticamente tipo 90 centesimi, 99 centesimi a confezione, che per le Pampers Baby Dry sono un ottimo, ottimo prezzo. Se siete soliti acquistarle, sapete che costano molto di più. Quindi ho preso praticamente 20 confezioni, ho pagato all'incirca 20 euro, però abbiamo la scorta per un po' e sono molto contenta. Poi ho terminato per Nico Eufydra, questo qua, il detergente delicato della linea Ami Domino, appunto Eufydra. Allora, io per Niccolò
per il corpo, come detergente per il corpo, come fargli la doccetta, il bagnetto utilizzo, adesso sto utilizzando un prodotto dell'Avène, comunque specifico per pelli che soffrono di dermatite atopica, quindi non sto utilizzando questi prodotti generici. Visto che ne ho diversi di scorta, perché ci sono stati regalati prima della nascita, dopo la nascita, i primi, che so, tipo la Befana, tutte queste cosette qua, no? L'anno scorso magari non gli hanno fatto cioccolate e cose varie, gli hanno fatto tutti i pensierini e arrivava sempre magari un detergente o qualcosa di questo tipo, quindi ne ho diversi ancora da aprire e da sfruttare. E, col fatto che sto evitando di utilizzarli appunto su tutto il corpo di Nico, li utilizzo come detergente, diciamo, intimo, quindi li vado a ricaricare il sapone che abbiamo in bagno, il suo sapone che abbiamo in bagno, che utilizziamo quando gli facciamo, diciamo, sciacquiamo quel cambio pannolino, vado ad utilizzare questi prodotti qua. E buono, ragazzi, c'ha pure una. Questa linea ha una fragranza buonissima, cioè proprio di pulito, veramente buono. È sempre dello stesso brand, dell'Ofidra, della linea Amido Mio. Abbiamo terminato la pasta Hoffman, completamente terminata. È stata un validissimo alleato, comprata 300 grammi all'incirca, forse 9 euro in offerta, l'avevamo trovata 9-11 euro, mi ricordo, sempre da BD Bimbi, e l'abbiamo presa per gli arrossamenti, quindi quando è particolarmente arrossato, nella zona del sederino, del pisellino, insomma, li andiamo ad utilizzare. Adesso è terminata e andrà riacquistata. E nulla, ragazzi, questi sono stati tutti i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo. Spero che queste recensioni lampo vi abbiano tenuto compagnia, vi siano state utili per valutare i vostri prossimi acquisti. Mi raccomando, se vi fa piacere, lasciatemi le vostre recensioni qui sotto, i vostri consigli, fatemi sapere cosa devo provare, cosa invece è meglio evitare. E così, oltre a leggere io, leggono magari anche le altre ragazze. Vi mando un bacio grandissimo e si va. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!